Benvenuti ad una nuova puntata di Braccobaldo TV. Oggi parleremo di Alani Neri ed Arlecchini e per farlo siamo in collegamento da Finale Emilia, in provincia di Modena, con Alberto Malaguti, titolare dell'allevamento del Castello delle Rocche. Benvenuto Alberto. Grazie di avermi invitato e benvenuto a tutti gli ascoltatori. Allora Alberto, per entrare subito nel vivo dell'argomento di oggi, questo suo allevamento com'è nato? L'allevamento è nato semplicemente perché io e mia moglie Daniela ci siamo messi alla ricerca di un cane che inizialmente non era un alano. E, nel 1989 abbiamo visitato questo allevamento di alani e è stato, diciamo, un colpo di fulmine. Quindi abbiamo portato a casa subito il cucciolo, siamo andati in viaggio di nozze con il pensiero del cucciolo, insomma, che ci stava aspettando, e appena rientrati dal viaggio lo abbiamo portato a casa. Il nostro primo alano si chiamava Cirrus. È vero che l'alano non è un cane adatto a tutti? Sì, è vero, l'alano è un cane di razza gigante e durante la crescita ha alcune particolarità che vanno seguite molto bene e quindi è diciamo giusto, corretto acquistare un cucciolo da allevamenti riconosciuti, seri e non è anche un cane per tutti, perché è un cane a cui piace molto stare in compagnia, attaccato alla famiglia, e quindi non essendo un cane rustico, appunto, non è adatto per famiglie che lo tengono magari fuori a dormire la notte o rimane da solo tutto il giorno. Vuole dare qualche consiglio ai nostri telespettatori per crescere un cucciolo d'alano? Sì, allora ovviamente la selezione è alla base di tutto, quindi raccomando le famiglie, insomma, persone che volessero acquistare un cucciolo, di, come dicevo prima, contattare allevamenti riconosciuti, ma soprattutto frequentare questi allevamenti e quindi allevatori, per vedere i loro soggetti, per vedere la situazione dell'allevamento, la condizione dei cani, il carattere dei cani e quindi anche, diciamo, a grandi linee la salute, insomma, la condizione fisica del cane. E raccomando anche di fare sempre tante domande. Questo è un cane che, essendo gigante, ha già, come dire, problemi legati alla razza, quindi più ci troviamo davanti a genitori controllati e quindi dal punto di vista cardiaco piuttosto che displasia delle anche dei gomiti, insomma, è una buona cosa. Quindi insisto sempre a chi si avvicina alla razza di visitare più allevamenti possibili, di rendersi conto delle varie realtà e di non avere fretta, soprattutto per l'acquisto di un cane così particolare. E a proposito del mondo dell'Expo di questa razza, cosa ci può dire? Ma le esposizioni noi le abbiamo, diciamo, iniziato a frequentare appunto con il nostro primo alano, quindi nell'89, ed è stato anche qui un ambiente che ci è piaciuto subito. A dire il vero, abbiamo iniziato con l'addestramento, perché non conoscevamo ancora il mondo espositivo, e quindi avendo un campo di addestramento qua vicino a casa con Cirrus, insomma, abbiamo frequentato e tra le altre cose è stato anche molto bravo. Poi niente, abbiamo conosciuto il mondo espositivo e sono
praticamente 30 anni che frequentiamo le esposizioni. Fortunatamente siamo in ottima compagnia, perché abbiamo degli amici che ci seguono e che ci sostengono da tanto tempo. E niente, è utile, e non soltanto fare esposizioni, diciamo, vicino a casa, comode, quindi anche andarsi a confrontare con paesi stranieri e realtà diverse dalle nostre. Per concludere, Alberto, cosa ci può dire a proposito del color merlet di questi cani? Sì, allora il merle, che oggi è chiamato arlecchino a fondo grigio, è un colore che può nascere dall'accoppiamento di un arlecchino e un nero, un arlecchino e un mantel, anche accoppiamento di due arlecchini, che però l'accoppiamento di due arlecchini è vietato. Non si può più effettuare accoppiamento arlecchino per arlecchino. E, è sempre stato, come dire, disconosciuto, perché si pensavano che fosse un errore di accoppiamento questo colore, e quindi parlo di tanti anni fa, alcuni allevatori come dire, li sopprimevano alla nascita, purtroppo. Negli anni, fortunatamente, chi di dovere ha capito che questo colore non è un errore di accoppiamento, bensì un colore che può nascere come può nascere l'arlecchino a fondo bianco. Di conseguenza, nel 2005 gli è stata data la possibilità di avere il pedigree, anche se non poteva riprodurre. Nel 2012 gli è stata data la possibilità di riprodurre e di partecipare anche alle esposizioni, e diciamo che a piccoli passi insomma, stiamo arrivando, e speriamo di arrivarci presto, al riconoscimento totale, perché anche oggi il merle può partecipare alle esposizioni, ma ancora con qualche penalizzazione nei confronti di un fratello a fondo bianco. E, sì, come si vede nell'immagine di poco fa che è passata, insomma, noi con Nirvana, che è una femmina appunto arlecchina a fondo grigio, abbiamo ottenuto dei grandissimi risultati in tutta Europa, e speriamo, insomma, che anche grazie a lei questo riconoscimento arrivi il prima possibile. Alberto, io la ringrazio per essere stato oggi qui con noi, e la ringrazio soprattutto per aver portato una razza di cane così bella. Grazie. Grazie, grazie a voi, e grazie dell'ospitalità. E grazie. Saluti a tutti i nostri telespettatori che sono stati oggi qui con noi. Io vi ricordo che le repliche delle puntate possono essere viste tramite il portale braccobaldotv.it, e noi ci rivediamo alla prossima puntata.